L'aldilà su Slide Spire con Redditz e Iron Cloud. Allora, stiamo andando estremamente bene e credo che seguirò questo pattern. Vediamo. Slide Spire qui su Relax. Oh merda, questo è tosto. Mi vogliono un culo malissimo. Sono messo molto bene ad attacco, ma non tanto in difesa. Devo trovare più difesa. Armatura. Ok. Devo trovare più elite. E se non avete visto lo scorso episodio, vi consiglio di dargli uno sguardino. Questo è un gioco molto carino, ci si attacca con le carte. E vediamo un attimino. Ho già piato mazzate forti, fotoniche. Quando blocchi è un potere questo. Cazzo. Ma non è che questo qua mo si sveglia? Perché è addormentato? Ricrescita. Come ricrescita? Quindi questi qui poi non muoiono è ricresciuto veramente. Ma che stai scherzando? Merda. Sto mi voglio 12. Io riprenderò solo 12. Grande la lama, sembra a manetta. Friggi 20 danni quello. Questa è la rabbia, me la posso tenere. Potenzia una carta. Andiamo di qui. 300. Potenzi tutto il mazzo. No, questo, assolutamente, senza pensarci. Non ci pensiamo proprio. Blocchi 6, buon istinto. E via. Sono due carte buone. Allora, infliggi 11 danni, applichi 2 vulnerabilità. Blocca 3 all'inizio del prossimo turno.
Quando blocchi infliggi 5 danni a un nemico casuale. Io questo cosa non ho capito come funziona. Ok, inizio, perdi uno e peschi una carta, infliggi 13 danni, applichi 2 debole e 2 montante. Vai. Qua a macello. Ok. Quando riceve danno, infligge 5 danni indietro. Porco due, non posso. Contato male. No, però ce l'ho ancora qua la mano di mano. Chissà se c'ho qualcosa che pesca la carta. Non sto tanto attento. Questo nemico bloccare, attaccare 10 di danno. Se riesco. Ok, questo in bridge 12. Voglio la lama. Eccola qua. Busco un sacco di mazzate. Devo fare la lama. Tieni due energie. Raddoppia il blocco. No, devo andare per forza di qua perché altrimenti è inutile. Saltando fra un masso sospeso e l'altro cadi. Vaffanculo. No. 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 Questo è buono. Fangulo.
Vediamo un attimino questo blocchino. Quella era una carta limitata e quindi valeva la pena. Mentre se gli attrezzi sono impolverati, ma nella farmacia ruggisce. Ti senti teso. Potenzi una carta nel mano, ottieni una reliquia. Mi era maledetto. Giocami quando all'inizio tu non guarda. Va bene, dai. Andiamo nell'elite. Mi sento elite. 500. Per ogni carta giocata questo turno ad essere. Che carino. Ok. Blocchi. Brocchi. Quattro. Perché conta? No, questo poi sì. Ok, che cazzo possiamo. Tre. No, non mi piace quando fa così. Non mi piace. Io ho tolto solo 100. No, non va bene. È ora. Se sì, ma io come faccio uno schiatto. No, vabbè, sono morto un pirla.
Sono morto con un pirla. La nave santa infligge 14 di danni. La forza influisce sulla nave santa 3 volte. Che stress. Facciamoci una sfida del giorno. Non so a che cosa serve. Draft, all'inizio della partita c'è 15 case, così è mazzo, differente. Tutte le altre classi, morte rai, vince ogni combattente con 3 di forza in più. Vabbè, una specie di rissa questa. È tempo di una sfida, parlo. Spada boomerang. Blocchi. Infliggi 12, si è scartato questo turno. Tieni, ok. Infliggi 4 di danni per globo che possiedi. Blocchi 3, metti in mano una carta degli scarti. Infliggi 9 danni, metti una carta degli scarti in cima alla pila. Infliggi 7 danni, crei un fulmine. Infliggi 6 danni, crei un fulmine. Infliggi 9 danni, peschi una carta, scarti una carta. Infliggi 6 danni, applichi 12. Nuovi drive, infliggi 7 danni, peschi una carta per tipo di globo che possiedi. Devo pescare per forza queste. Infliggi 3 danni se il nemico intende attaccare, applichi debole. Peschi una carta, scarti una carta. Infliggi 4 danni a te nemici 2 volte, se può essere interessante. Rabbia. Giusto. Infliggi 7 danni, peschi una carta per il tipo di globo che possiedi. Infliggi 4 danni per globo che possiedi. Non ce l'ho tanti di globi, eh. Tutti i nemici perdono 6 forza per un turno. Tieni 2 forza, infliggi 9 danni per scalare la scartata. Infliggi 4 danni per abilità in mano. Infliggi 4 danni a tutti i nemici. Conferito. Ma quindi è sempre un'altra... Sembra una sfida, diciamo. Non capisco però, cioè... Crea X fulmine, vai questo. Si prova pure X che significa. In questa stanza c'è un nuovo buco nel pavimento. Non ci passi vicino a un serpente gigante si buca. Oh, salve! Vabbè, vieni maledetto. Questo l'abbiamo già visto negli anni. Uno stravagante uomo blu dall'elmo dorato. Un ampio sorriso. Salve amico, io chierico. Se mi aiuta urla. La creatura, 35 ore. Rimuove una carta dal mazzo. Manco la maledizione. Proprio in velocità ce la siamo tolti. Ok. Chissà se... Perfetto, non riesco a fare in un turno solo, stavo dicendo. Infliggi 5 danni a tutti i nemici X volte. Nemico difendente. X
questo non ho capito. X, che cazzo è? X significa quante ne tieni? X significa fici 7 anni peschi una carta per tipo di quello che possiedi. Questo mi vuole attaccare, però in effetti sento, non c'è problema perché tanto c'hai questi. Quindi ci raggiungi e infliggi 14 anni, la forza influisce sulla lama pesante 3 volte. Quindi se c'ho più forza moltiplica. Una ferita nella pena, no. Bloccare il danno. Anzi, una carta, ma vabbè, però questa forgiamo qualcosina. La forza non è che ce n'abbia proprio tanta. Innata. Crea un ghiaccio. Diverse va il corpo di un'avventura. Gli hanno rubato i pantaloni. E per di più sembra essere stato impalato con delle corna. Una bestia, anche i suoi averi sembrano ancora intatti. Non vuoi rimanere con questo coprire. Cerca il bottino. Tornate. Vabbè, questo qui lo faccio secco. Ok. Fine del turno, blocca al 2. Perfetto. No, non era male qui quell'attacco, Rabbia. No, mi deve meno a 19 questo. Morto. Puoi ignorare il percorso quando scegli la prossima stanza dove trasportarti fino a 3 volte. Turbo, ottieni. Vabbè, leggiamo questo. Quindi posso saltare dove voglio. Ti trovi di fronte a un piccolo piedistallo, l'idolo dorato. Corri, ricevi 18 di danni, perdi, ricevi 18 di danni. Che facciamo? Siamo qua che poi discorrigido. Mettiti un focus, va bene. Andiamo qui. Ti tre abilità e una pila, costano 0.
Innata, blocchi 10, esaurisci. Blocchi 3. Vediamo questo. I prossimi due scrigni che apri contengono due reliquie. Puoi giocare la maledizione, già questo è buono. Quando giochi un potere, un attacco e un'abilità nello stesso turno, rimuovi tutti i tuoi debuff. Puoi giocare le maledizioni ingiocabili. Quando lo fai, le esaurisci e perdi uno. Maledizioni sono carte con effetto negativo. Rimangono. Detto questo, proseguiamo. Andiamo sull'elite. No, saltiamo al falò. E riposiamo un po'. Anche perché sennò non posso affrontare più niente. Andiamo alla forgia. Tutti e tre in più c'hanno. Tiene due focus. Ho già scommato due praticamente. Sgommato proprio questo. Ottieni un rituale. Ottieni una forza a fine turno. Una forza aggiunta da attacchi. Rimuovi tutto il blocco di un nemico. Infliggi i 10 danni. Carino questo. Allora questo. Crei X fulmini, esaurisci. Infliggi 10 di danni, crei un fulmine. All'inizio del turno attivi l'abilità passiva del primo globo due volte. Quindi adesso attivo la passiva due volte, 6, ok. Infliggi 15 di danni. Perfetto. Ottieni 5 di rigenerazione. Grande. Prima carta che giochi ogni turno è giocata due volte. Oh, usiamo. Praticamente sto usando tutti e tre i poteri. No. Quando giochi una carta infliggi uno danno a tutti i nemici. Previene la prossima perdita di punti vita. Ok.
Ok. Stiamo andando arrivi a metà. Al 50%, 7, 7, 14, sta già a metà. Perché non si... Ah, ok, si è scisso. Non ho capito perché mi escono quei danni in veri conti. Tieni 4 fuori e perdi un focus. Dopo aver sconfitto un elite, si è una reliquia in più. No, io voglio potenziare le carte di favore, ragazzi. Chi sono questi? Ho fatto proprio una strage. Mi fotti i soldi questo. Rapina da roba 15 ore ogni volta che attacca. Stupezzente. Mi fotte loro anche quando... Sto merda. Ottiene due focus. Ma che cazzo ottengo due focus? Cioè, non mi fa niente, eh? Forma ricorsiva. La prima carta che pesca ogni turno viene giocata due volte. Ah, quindi bam bam. Ah, poi me lo ridà. Infligge 7 danni, crei un fulmine. Ci resta uno a meno per combattimento. Vai. Vediamo un po' che altro. Compra 3 pozioni. Pozione debilitante, applichi 3 debole. Pozione esplosiva. Ah, tutte e 3. Non mi era mai capitato quello ad acquistare. Mescola gli scarti. La pila. Infligge 12 danni. 12 danni a ogni carta giocata questo turno. Fa perdere 3 punti. Le stanze contengono più non contengono più combattimenti. Il tuo primo attacco in ogni combattimento. Infligge ogni. Ci vado facendo tutti i prodotti. Beh, tanta roba. Dobbiamo prendere più soldini, allora. Ok, coltello da lancio. Ma la forma ricorsiva, quindi ogni 3. Questa è la forma ricorsiva.
Soffri. Ma sai quanto cazzo di meno mo? All'inizio del primo turno. Rituale, rituale, non dovresti essere qui. Questi sono i crow crow. Almeno uno lo evito. Cazzo, questo fulmine. Vediamo un attimo. Cioè faccio... Ah, il primo turno muore questo. Ah no, perché mi metto... Beh, comunque sia, questo con i cicli diventa complicato da battere. Pozione incolore. Aggiungere la carta al mazzo. Ah, c'è l'elite finalmente. Andiamo verso l'elite. Non ci sto a capire molto in realtà. Oh, figli 7 anni per ogni globo possibile. Ne ho 3 in anni massima. Infatti, infliggi 10 danni, peschi una carta per tipo di globo. Pesco 3 allora. Qua busco mazzate. Ok. Non puoi giocare attacchi per un turno. Merda. Sono tutti attacchi, eh? C'è di buono che così c'ho una difesa praticamente invalicabile.
Così proprio non ci passi proprio. Non c'avevamo la forma ricorsiva. Un fulmine in più. Adesso è andata la forma ricorsiva. All'inizio del secondo turno blocchi 14. Clessidra a Mercurio. All'inizio del turno invece a tutti i nemici. Quando peschi uno stato, peschi altre due carte. Peschi una carta, metti una carta nella mano, blocchi 8, peschi due carte. Bene. Beh, ragazzuoli, io mi fermo un attimo qui. Ho giocato un sacco. E noi ci vediamo alla prossima.